Buongiorno a tutti e bentornati alla Formula SAIC. Oggi siamo a bordo del Motoroma Abarth per incontrare Paolo Coeli, Product Planning FCA EMEA, ho detto bene? Sì. Ma soprattutto uno dei volti storici di questa manifestazione, tu l'hai vista un po' crescere, chissà quante storie hai da raccontare, com'è cambiata in questi anni? Beh, per noi, cioè io ho portato in Italia questo evento 15 anni fa, abbiamo cominciato quasi da massoni con 8 macchine a Balocco e oggi siamo qui a distanza di 15 anni a Varano con migliaia di studenti, centinaio di team e tutti i paesi rappresentati. L'evento è cresciuto moltissimo sia dal punto di vista dell'organizzazione sia dal punto di vista del risultato tecnico dei team che attualmente diciamo, hanno veramente dei livelli molto alti di realizzazione delle vetture ma soprattutto di know-how che questi studenti sanno dimostrarci di aver acquisito durante la realizzazione del loro progetto. Ecco Paolo, scusami, ti interrompo per dirti perché una cosa è molto evidente, qui si è partiti con delle macchine che avevano dei motori di origine motociclistica, anche molto artigianali e oggi qui alcuni team gareggiano con auto elettriche e addirittura la guida autonoma, un passo davvero verso il futuro. Ma la Formula SAE Italy è sempre stata molto attenta no, a questi trend di sviluppo dell'automobile. Siamo stati i primi a fare un evento con delle vetture elettriche che poi sono diventate parte del regolamento ufficiale. Adesso abbiamo sposato immediatamente l'idea di far correre delle vetture driverless perché sicuramente nel futuro dell'auto c'è la guida autonoma. E quindi avere persone che si sono sporcate le mani sul campo nel realizzare una vettura a guida autonoma, anche se un prototipo, a disposizione sul mercato del lavoro è sicuramente una cosa interessante per noi aziende. Noi li abbiamo visti qui in questi giorni, anche alcuni dei nostri amici che ci seguono hanno visto delle prove, insomma, questi ragazzi, poi i ragazzi sono qui apposta per provare, quindi è lecito sbagliare, ma un'auto a guida autonoma in che cosa è più complessa? È diversa, no? Intanto sono quasi tutte elettriche forse le auto a guida autonoma. In realtà quello che cambia di una macchina a guida autonoma è il fatto che deve aver incrementato il numero di sensori e dell'intelligenza a bordo per elaborare questi segnali e renderli diciamo, dei comandi ai vari sistemi che portano in movimento e cambiano la direzione della vettura. Quindi la parte veramente rilevante è questa integrazione fra la sensoristica di bordo e l'intelligenza che fa decidere alla vettura che cosa fare. E poi è anche forse la capacità dell'auto di leggere il territorio, certo, no? Perché il contesto certo, sarà sempre più importante certo, nella mobilità. Certo. Del resto noi ci riusciamo, noi con i nostri occhi, i nostri sensi ci riusciamo, è vero che l'uomo è una macchina perfetta, ma è anche vero che l'uomo ha imparato a simulare e a fare meglio anche con la tecnica di certe cose che abbiamo noi. Un occhio umano vede diversamente e non posso dire meglio di un sensore radar o delle telecamere stereoscopiche che montano adesso queste vetture. Ma voi che insomma con FCA che siete qui anche da tanti anni immagino che siate anche attenti a tutti questi ragazzi e a scoprire se ci sono dei nuovi talenti. Ma sicuramente talenti all'interno di questi team ce ne sono tanti e noi come FCA abbiamo un occhio di riguardo nei confronti dei team member della Formula SAE perché hanno fatto un'esperienza sul campo che altri universitari non hanno l'occasione di fare. Certo, e poi anche questa condivisione, questo lavorare in team, insomma, forse sono anche preziosissime queste esperienze. Sicuramente, sicuramente queste esperienze sono preziose e sono immediatamente spendibili all'interno dell'organizzazione aziendale. Va bene, allora grazie a Paolo Coeli e voi rimanete lì perché dalla Formula SAE avremo ancora tantissimi collegamenti e tantissimi racconti. Ormai siamo quasi alle battute finali, però rimanete lì, ci sono ancora tantissime novità. Grazie e seguiteci ancora. Arrivederci.